Siamo nel Museo della Cattedrale di Perugia e siamo nella zona di contatto fra l'area archeologica sotterranea e la zona in cui sono presentati i manufatti del museo. Sono vicino all'altare, alle lastre che costituiva l'altare di Agostino di Duccio, un altare che si trovava in cattedrale e che viene realizzato, montato, finito nel 1474, un'opera di grande importanza nell'ambito del Rinascimento italiano. Stiamo vedendo il retro delle lastre che abbiamo visto poco fa, scolpite nel Rinascimento, e è molto interessante notare che le lastre scolpite nel 400 in realtà erano già state lavorate. Questi rilievi romanici facevano parte della decorazione del portale della cattedrale del XII secolo. Questa sedia un po' speciale in realtà è parte di un racconto importante. A Perugia nel 200 vengono celebrati 5 conclavi, cioè per 5 volte i papi vengono eletti in questa città, e questo probabilmente è il trono sul quale i papi vengono proclamati. Si tratta di un pezzo databile fra la fine del 200 e i primissimi anni del 300, realizzato interamente in ebano e completamente scolpito. Quello che vedete alle mie spalle è uno dei numerosi gonfaloni processionali che il pittore perugino Benedetto Bonfigli realizza nel 400. Questo dipinto è realizzato su tela e veniva portato in processione. Come sapete, le processioni erano uno degli eventi sociali centrali nella vita della città tardo medievale o forse già rinascimentale. Siamo davanti al capolavoro del Museo della Cattedrale. Si tratta della tavola dipinta da Luca Signorelli su committenza di un membro della famiglia Vagnucci. Questo dipinto è estremamente importante perché è la prima opera che ci mostra il pittore maturo, ormai sicuro delle sue possibilità espressive. Quest'opera è collegata al piccolo altare domestico che si trova nella stessa sala e che è sempre collegato alla committenza della famiglia Vagnucci. Nel caso del piccolo altare siamo davanti a un rilievo realizzato nella bottega di Desiderio da Settignano. Il dipinto alle mie spalle ha una storia da raccontare, nel senso che viene realizzato per sostituire un dipinto di analogo tema, lo Sposalizio della Vergine, realizzato da Perugino e che Napoleone porterà con sé per la costituzione del Musée Napoléon, che poi, come sappiamo, non verrà realizzato così come Napoleone avrebbe desiderato. Il dipinto di Perugino ora si trova in Normandia, alle mie spalle il dipinto che in teoria avrebbe dovuto sostituire il dipinto peruginesco. È la storia del matrimonio, dello sposalizio della Vergine, in cui vedete al centro della scena si trova l'anello nuziale che arriva a Perugia nel 1473, creando un enorme eco. Questo è un altro esempio di questi oggetti artistici, di questi manufatti che venivano portati in processione. Questo gonfalone, che non è fatto su tela, a differenza di quello che abbiamo visto di Benedetto Bonfigli, veniva portato fino alla chiesa di Santa Maria di Monteluce il 15 agosto di ogni anno per festeggiare l'Assunzione di Maria. Vi aspettiamo, il nostro museo sarà lieto di accogliervi nel migliore dei modi. Grazie.